Facciamo una scommessa. Scommetto che non avete mai fatto una ricerca su Google come questa. Con buona probabilità ho vinto con almeno il 90% di voi. Benvenuti su Watchpoch. Chi di voi ci segue su questo canale saprà che ogni settimana io e Malta studiamo un argomento nuovo per potervelo presentare. E questo, oltre ai vari libri, richiede anche un sacco di ricerche su Google. E quando dico un sacco intendo a centinaia. Quindi ho pensato di fare questo video in cui condivido un po' di trucchetti per trovare più velocemente ciò che vi serve nel mare di informazioni del web. Probabilmente non li userete tutti i giorni, ma sono sicuro che conoscerli vi renderà assolutamente irresistibili agli occhi delle ragazze. Credo. Oltre ad assicurarvi maggiori chance riproduttive, alcuni di questi vi saranno certamente utili per sfruttare meglio gli strumenti potentissimi che Google ci mette a disposizione. Quindi, basta chiacchiere, iniziamo subito. Per prima cosa, credo che valga la pena capire come funziona un motore di ricerca. Questo ci permetterà di capire perché determinate cose appaiono al posto di altre e quali risultati aspettarci quando facciamo una ricerca. Non vi preoccupate, sarò veloce e indolore, premesso. Innanzitutto bisogna dire che il grosso del lavoro Google lo fa ben prima della vostra ricerca. Infatti quando voi cercate qualcosa, voi non lo state cercando sul web, bensì sull'indice che Google si è costruito delle varie pagine web che conosce, come se fosse l'indice di un'enciclopedia. Ma come fa Google a costruirsi questo indice? Attraverso degli algoritmi che navigano il web, ovvero i ragni, perché web, spiders, umorismo da informatici. Questi algoritmi scansionano il contenuto di una pagina web e poi seguono i suoi link fino a trovare altre pagine da analizzare, andando avanti in questo processo fino a quando non hanno esplorato una gran fetta di quella che è la rete. Per ogni pagina i ragni prendono nota delle parole chiave utili a capire l'argomento trattato e le salvano sull'indice di Google, che pesa oltre 100 milioni di gigabyte. Quando voi cliccate cerca, Google si occupa di leggere il suo indice e inviarvi tutte quante le pagine con parole chiave correlate alla vostra ricerca, ma non lo fa a caso, ve le invia in un ordine ben preciso. Ogni pagina viene analizzata per cercare di capire quanto è rilevante rispetto all'argomento che avete ricercato. Ad esempio, guarda se le parole che avete cercato appaiono vicine tra di loro, oppure se appaiono nel titolo, o se ci sono sinonimi, eccetera. Poi controlla la qualità del sito e il suo ranking per cercare di non dare spazio a siti malevoli oppure di spam. A questo punto vi invia queste pagine in ordine decrescente di rilevanza, in modo tale che i primi risultati siano quasi sempre esattamente quello che stavate cercando. Ok, ora che sappiamo come funziona Google, proviamo a imparare a usarlo meglio, dando un'occhiata a quelli che sono gli strumenti di ricerca e quelle funzioni che in fondo quasi tutti quanti ignoriamo. Mi rifiuto di insultare la vostra intelligenza, ma lo cito giusto per completezza e per iniziare con qualcosa di molto semplice. Durante le vostre ricerche, ricordatevi di utilizzare la barra degli strumenti per affinare i risultati. Oltre all'ovvia possibilità di cercare pagine web, immagini, video o altro, che sicuramente già utilizzate, potete anche cliccare sul pulsante strumenti per aprire un piccolo menu che vi dà qualche opzione aggiuntiva, come il filtrare risultati in base alla lingua o alla data. Ma adesso passiamo a qualcosa di più oscuro e misterioso, ovvero gli spaventosi operatori di ricerca. Chi di voi mastica informatica probabilmente li riconoscerà o li troverà quantomeno familiari, per gli altri resistete 2 minuti, fatevi forza e vedrete che non dovete ricordarli tutti. Dovete sapere che nella barra di ricerca possiamo utilizzare anche dei simboli da associare alle parole per cambiare il loro significato. Ce ne sono decine e decisamente non è il caso di elencarli tutti, quindi se vi interessano potete facilmente trovarli online usando le vostre nuove skill di ricerca. Vediamone giusto un paio di quelli più utili. Personalmente quello che uso di più è lo scrivere una frase o qualche parola tra virgolette. In questo modo Google vi restituisce risultati che contengono esattamente quelle parole in quell'esatto ordine. È molto utile per cercare citazioni, pezzi di libri o anche solo per fare debunking a bufalari truffaldini. In seconda posizione troviamo il trattino o il meno, chiamatelo come volete. Ad esempio, nel caso volessimo trovare qui su YouTube dei gameplay di Peggle, esempio a caso, escludendo tutti quelli pubblicati da quei due sul server, potremmo scrivere Peggle meno QDSS e come vedete otteniamo solo risultati che non contengono la parola QDSS. Come terzo vediamo l'operatore OR, che è molto semplice ma utile. Immaginiamo di voler trovare informazioni su due signori che si fanno chiamare Shooter Hatesio e Yotobi, due nomi assolutamente inventati. Ecco che se nella barra di ricerca scriviamo Shooter Hatesio OR Yotobi, oppure con la sbarretta verticale,
Google ci restituisce tutti i risultati che contengono almeno uno di questi nomi. Ad esempio, vediamo qua i profili Twitter di entrambi. Nel caso invece voleste cercare una cosa su un sito specifico, semplicissimo, basta utilizzare l'operatore site. Proviamo a scrivere Sabaku site due punti patreon.com e Google ci restituirà come risultato tutti i post su Patreon scritti da un certo Sabaku no Maiku, chiunque esso sia. Nel caso però siate smemorati come me e non riusciate a ricordare gli oltre 40 operatori che Google ci mette a disposizione, ecco che la funzione ricerca avanzata viene in nostro aiuto. Cliccando su Impostazioni e poi su Ricerca avanzata, apriamo questa schermata un po' sterile ma incredibilmente potente. È piuttosto intuitiva da usare, quindi credo non abbia senso spiegarvela nel dettaglio. Comunque, in questi campi potete cercare frasi esatte, escludere parole, filtrare in base alla data e molto altro. Non ha tutte le opzioni che avreste usando gli operatori, ma sarà quasi sempre più che sufficiente a fare ricerche molto precise. Una cosa di cui non abbiamo ancora parlato sono le immagini. Anche per loro Google ci offre la possibilità di filtrarle in base alle dimensioni, al colore principale dell'immagine, eccetera. Come prima, in impostazioni trovate anche la ricerca avanzata, che ha qualche funzione in più, ma dovrebbe ormai esservi familiare. Mentre siamo in tema, una feature fichissima di Google, che però nessuno usa, è la ricerca per immagini. Andando su Google Immagini, abbiamo la possibilità di effettuare ricerche usando foto invece che parole. Volete ad esempio sapere chi sia questo bel giovanotto? Prendete la sua foto, trascinatela nella barra di ricerca e Google vi darà tutte le informazioni che vi servono per diventare suoi stalker. In ultimo vi segnalo anche due siti piuttosto interessanti legati alla ricerca su Google. Il primo è Google Scholar, che sia io che Marta utilizziamo per scrivere i video. Si tratta di un database di pubblicazioni scientifiche, una sorta di mini Google, se vogliamo, dedicato alla ricerca e alla lettura di articoli scientifici di vario genere. Ovviamente il 99% del materiale è in inglese, però rimane uno strumento piuttosto utile. Il secondo è Google Trends. Si tratta di un sito che fornisce statistiche prese dalla banca dati di Google e relative alle ricerche che si fanno sulla piattaforma. Basta scrivere in questa barra una parola o una frase che ci interessa, ad esempio barba scura, altro nome a caso e assolutamente non legato alle mie attività a teatro nell'ultimo periodo, e ci verranno forniti tutti i dati relativi a questa ricerca. Ad esempio possiamo vedere come negli ultimi 5 anni le ricerche su YouTube di questa parola siano aumentate in modo vertiginoso e abbiano avuto un picco intorno al giugno del 2019. Chissà cosa sarà successo. Vediamo anche in quali regioni questa parola viene ricercata di più, ovvero in Piemonte ed Emilia-Romagna, e quali siano le ricerche che più spesso vengono associate a questo termine. Vediamo ad esempio panda e koala, non ho idea di cosa voglia dire. In chiusura volevo dare un piccolo spazio a quella che è forse la funzione più bistrattata in assoluto di Google, ovvero il povero tasto mi sento fortunato. Sono davvero curioso di sapere se lo avete mai utilizzato e nel caso fatemelo sapere nei commenti perché voglio fare una statistica. Non vale dire che lo avete cliccato una volta per sbaglio, quello non è utilizzarlo. Cosa fa? Semplice, vi apre automaticamente il primo sito che apparirebbe tra i vostri risultati di ricerca. Utile? No, ma si stima che abbia fatto perdere milioni di dollari a Google perché cliccandoci sopra saltate completamente la pagina dei risultati di ricerca, il che significa saltare l'unica pagina in cui Google mette le pubblicità e le pubblicità che non vengono mostrate non fanno guadagnare, quindi non so, usatelo nel caso Google vi stia particolarmente antipatico. Comunque, eccoci arrivati alla fine di questo video. Sono sicuro che tra di voi c'era già chi sapeva tutte queste cose, ma spero che gli altri abbiano imparato qualcosa di nuovo su una cosa che ormai diamo così tanto per scontata. Pensate che ogni giorno su Google vengono effettuate oltre 3,5 miliardi di ricerche. Questo dovrebbe darvi idea di quanto ormai questa piattaforma sia una parte integrante della nostra vita. Lasciatemi un like per l'indubbio fascino, la travolgente simpatia o più probabilmente perché avete trovato qualcosa di utile in questo video. Iscrivetevi al canale per non perdervi le prossime puntate e mentre ci siete seguiteci anche sui social in modo tale da essere sempre i primi a sapere quale sarà l'argomento della settimana prossima. Trovate tutti quanti i link in descrizione e tra qualche secondo nell'end card. Vi ringrazio per la compagnia e vi do appuntamento tra una settimana esatta.